Gusto Cortina 2013, siamo qui con Desiderio Bisol. Buonasera a tutti, noi veniamo da Valdobbiadene, Bisol è il nome di famiglia, un'azienda storica, un'azienda che ha le origini radicate a Valdobbiadene. Noi nasciamo come viticoltori nel 1542, 21 generazioni, e dal 1875 ci occupiamo anche di vino nella nostra azienda di famiglia. A Valdobbiadene lavoriamo soprattutto sulle bollicine, chiaramente il prosecco di OCG, il prosecco superiore di Valdobbiadene, con l'eccellenza del Cartizze. Lì la viticoltura è una viticoltura che non molti conoscono, è una viticoltura di grande sacrificio, una viticoltura eroica che si snoda sulle diverse colline in cui la lavorazione può essere solamente manuale. E poi siamo vicini a Conegliano, dove c'è la nota scuola enologica fondata nel 1876, con delle colline più dolci, dei vini più minerali. Quindi Valdobbiadene è un po', diciamo, l'essenza dell'acidità, della freschezza, dell'eleganza, e Conegliano della mineralità. La nostra cantina lavora tutte le basi ed abbiamo una grandissima selezione in vigneto. Lavoriamo già a bassissimo impatto a livello viticolo e facciamo delle selezioni molto strette già a livello di pressatura, per poi separare le cuvée di ogni singolo vigneto, che abbiamo oltre 60 poderi diversi. Un'altra cosa molto interessante da noi è un nuovo lavoro, un nuovo progetto che è iniziato ormai da 11 anni, è un lavoro che è iniziato a Venezia, quasi per caso. 10 anni fa abbiamo cominciato un lavoro di recupero di un vitigno storico veneziano. Una volta non tutti lo sanno e non lo sapevamo nemmeno noi, ma è sempre stata una zona viticola nelle isole non vicine al centro di Venezia, ma nelle isole che noi chiamiamo come Venezia nativa. Una Venezia dove nel 600-700 la popolazione veneziana scappò dalla terraferma per scappare dai barbari, appunto, e si rifugiò a Torcello, Burano, Mazzorbo, e lì cominciavano a lavorare per la viticoltura, facevano frutticoltura, i greggi per la sopravvivenza, e poi pian pianino si è snodata nell'attuale Venezia più turistica, molto artistica, del centro di San Marco. In questa piccola zona stiamo lavorando 2 ettari, di cui un ettaro è dedicato al vigneto, e poi abbiamo dei giardini, degli orti e della frutticoltura. È un piccolo ristorante che lavora ad altissimo livello di qualità, è un po' un nostro marchio, una nostra passione, quella di cercare di dare il massimo in tutto quello che facciamo. L'anno scorso abbiamo anche avuto la fortuna e la bravura di ricevere la stella Michelin dopo solo 2 anni, quest'anno purtroppo abbiamo dovuto cambiare cuoco, ma non abbiamo riaperto finché non abbiamo ritrovato di nuovo uno chef all'altezza. Sempre si parla di donne in questo caso, perché è uno chef giovane, 34 anni, è un sous chef di 24. Siamo molto soddisfatti, siamo partiti proprio in questi giorni. Il tempo, tra l'altro, se vogliamo, ci ha anche aiutato quest'anno, perché è il primo vero weekend di sole. E qui abbiamo questo ettaro di vigneto in cui racchiude un po' le 3 tradizioni veneziane: l'arte del vetro, perché siamo vicini a Murano, l'arte dell'oro, che l'oro è sempre stato lavorato finemente a Venezia, e poi una famiglia storica veneziana ha lavorato dei piccoli lingottini d'oro per fare delle etichette proprio manualmente. E infine l'arte dell'agricoltura, e quindi della viticoltura. Un vino particolare che lavoro a 4 mani con Roberto Cipresso, esperto di rossi, io bianchista, con vini delicati, e facciamo un vino bianco con lunghe macerazioni sulle bucce, che prendono proprio questo gusto di salsedine che lo rappresenta. Chi viene, diciamo, rimane sempre incantato e trova un vino che rispecchia pienamente questo territorio. Questo è un progetto molto importante per noi, abbiamo avuto una grande soddisfazione in questo. E qui vi saluto e vi auguro una buona degustazione, se possibile, con le nostre bollicine di Valdobbiadene, o se volete venire anche a trovarci a Venezia, ancora meglio.